Minchia, raga, un altro torneo. I tornei dobbiamo farli tutti, ragazzi, perché ci servono per recuperare soldi. Sono troppo pochi al momento. Almeno dobbiamo arrivare a 5.000, così facciamo il nostro clan. Me ne servono 2.000, ma io voglio arrivare almeno a 5.000. Come vedete, questa è la mod, ragazzi. Join a tournament. Vediamo com'è. Siete a singolo o in gruppo. Questo torneo. Dipende dal nonno. Mio nonno li ha persi quasi tutti i capelli. Però ha una certa venerabile età. 4 squadre da 4. Ciao giallo! Ciao lupacchiotto! Andiamo a botta, la prendo io. Sono tutti pieni di sangue, ragazzi. Io praticamente non ho partecipato a questo scontro. Con la scusa possiamo vedere le unità, raga. Cioè, per qualche secondo appena. Due contro due. Bello quest'elmo, ragazzi, mi piace. Ammazzate, oh. Oh, ma sei il mio migliore amico. Si chiama Empire. Come ti chiami? Empire Princess. Empire Elite Signifier. Più morale. Vabbè, questi sono tag, ragazzi, che poi verranno modificati più avanti nella mod, presumo. E per aiutarsi sicuramente durante le modifiche. Ovviamente durante i test della mod. Puh, sei caduto! Miserabile! Puh! Puh, ti sputo! Skip. Ultimo round. Vedo che c'è un'altra skin epica, hai visto, Checco? Dai, vieni qui, maledetto! Hai fatto male! Nikron cerca di distinguersi. Ma che minchia di volo ha fatto? Cerca di distinguersi nei tornei per recuperare soldi e gloria. Cioè, ha volato un 4 metri e mezzo, ragazzi. Si è frizzato, ragazzi. Il gioco, ricordo, è una. Capita che si frizzi un pochettino, ragazzi, eh. Lì quando cade premete F5, ragazzi, che tutto ritorna alla normalità. Torneo vinto. Sono 3.900 portati a casa. Adesso possiamo iniziare a far livellare le truppe. Visto che al momento ce le abbiamo stoppate perché non voglio spendere soldi. Il clan mi servono 2.000, ma già ce l'abbiamo dietro. Eccoli qui. Ah, ma già risulta formato il clan. Strana sta cosa, perché devo cliccare lì, ma ce l'ho fatto. Vabbè, dobbiamo trovare tre compagni. Chissà se i nostri compagni in giro per la mappa, ragazzi, nelle taverne avranno l'armatura romana o no. Questa è una piccola pecca. Non lo so. Qui non vediamo se c'è qualcuno. Vediamo i prigionieri. Vediamo se c'è qualcuno di interessante. Dai, Nikron ti avvicina a diventare quasi un rispettabile pratizio. Quasi. No, una merdaccia. Allora. Poi vestito così. Sembro uno dei ricchi e poveri. Più poveri che ricchi. Ciao, bella. Taverna Maid. Ciao, Watchman. C'è qualcosa di buono? Beh, non c'è nessuno in taverna, ragazzi.
Che agilità, ragazzi. Guarda come si... Cazzo ce l'hai il braccio, amico? E contento che vede i letti disfatti. Imparano i ragazzi, sono tutti mezzi scemi. Quella guarda il tetto. Che minchia stai guardando? Come cazzo li scende i gradini? Comunque, andiamo via. Altrimenti poi mi lingiate il gioco. Allora. Torneo abbiamo vinto. La stamina se n'è andata. Trade. Vediamo se riusciamo a vendere un po' di roba. Come sempre. Vedi che ero diventato pelato. Non avete visto? Allora, abbiamo la spada with narrow fuller. Poi abbiamo la Cavalry Gladius. Che è un po' più scarsa di quella che mi ritrovo attualmente. Vediamo un po'. Sì, ma utilizzare una stessa spada... Queste devo forgiarle, ragazzi. Devo scioglierle per recuperarci qualcosa di meglio. Tutto il resto, vediamo se posso buttarlo nel cesso. Sì, vendi tutto. Ci prendiamo 300, ragazzi. Sei un grande, dice Matteo. A far cosa, Matteo? A Neocoris. Andiamo di recuperare qualcosa. Ci sono un sacco di missioni, ragazzi. All'inizio puoi fare tutte queste missioni piccoline, ostili. Vediamo un po' Constantinus. Vediamo cosa ha in merito. Marunat. Marunat è lontana, raga. Marunat è un bordello. Se non sbaglio è qua, no. Eccola qua. Cioè, ma, no, ma io non ci vado fino a là. L'unica soluzione è ammazzare un po' di looters e poi andare. Lì c'è un bel tipo, una bella armata. Adesso vi faccio vedere il contenuto di quell'armata. Così almeno andate a vedere l'outfit che hanno i generali romani. Ok, Matteo, ci vediamo alla prossima. Grazie per essere stato qui con noi. Ciao, bello! Grazie per il lavoro che fai su YouTube. Arcieri. Vabbè, caricate tutti, George! Dai. Inutile aspettarli. Quello si è schiantato con l'albero. Ecco che arriva Caparezza e Cugini. Quello ha preso la strada del non ritorno. Eliminati. Non li faccio scappare più, ragazzi. Peccato che ogni tanto si frizzi proprio durante il termine della sfida. Hai recuperato un po' d'oro. Ok. Oh! Posso avere 47 truppe stavolta. Quindi posso andare a recuperare un po' di leve. Interessante, interessante. Cioè ero limitato a 22. Adesso 47, avendo formato un clan. Posso anche giocarmela questa. Allora, andiamo qua, Zeocoris. Recluta. Tutti i legionari. E
andiamo a farvi vedere l'armata. Parla con il leader. E qui adesso, guardate qui ragazzi, Checco inizia a mostrarsi qualcosa di importante del gioco, no? Queste sono la missione principale, ragazzi. Netherite Folly. Parla con gli altri membri. Nemos, quello lì, più basso del gruppo, con le sue guardie del corpo. Andiamo di parlare con Manitor, con i suoi due legionari ausiliari. Amenon. Adesso già è un bel gigante a confronto degli altri. Più alto di statura. Ha un solo bracciale. Quelli hanno i bracciali, guardate qui. Torvasis. Con una bella cicatrice sul naso. Guardate qui. Con due bei figli della lupa attorno. Talk to Army Leader. Mi dà, c'è una missione. What do you need, Lord? Ma vuole gli Imperial Charger. Te ripaga 2500. Vabbè, ma io non ce li ho gli Imperial Charger. Dove minchia li prendo gli Imperial Charger? Sarebbero i cavalli, ragazzi. Ok. Ci siamo recuperati un po' di... di bel vedere, ragazzi. Abbiamo trovato delle belle armature. E adesso cerchiamo di reclutare più uomini possibile. Anche se ho bisogno di cavalli. Qui forse troviamo i cavalli perfetti per noi. Un Sumter soltanto. Vabbè, tre muli li prendiamo, ragazzi. Ci giochiamo 500. Così siamo più veloci sulla mappa. E finalmente iniziamo a muoverci più rapidamente, dai. Cerchiamo di prendere sti looter. E poi cercheremo a Zeonica nuovi obiettivi per portare avanti questa campagna. Spero che usciranno nuovi fix, ragazzi, che non mi costringeranno a iniziare la serie. Sperando un po' come abbiamo fatto con quella di Nikron nella standard Calradia. Caio Giulio Nikron sarebbe un bel nome per il tuo condottiero. Vabbè. Anche Necronium volevo fare io. O Necrorius. Poi divento Pistorius. Non mi conviene più. No, io aspetto, ragazzi, per iniziare una vera e propria serie. Inizio sicuramente quando sarà più completa, effettivamente. Magari farò una mini serie su YouTube riguardante questo gioco, questa mod. E non vedo l'ora, ragazzi, io sono fissato, non vedo l'ora di provare quella del Signore degli Anelli. Scusatemi, ragazzi, ma come Total Conversion quella lì dovrebbe... è meravigliosa. Anche perché vedo che è molto più avanti di questa. Mi rendo conto di questa, al momento ha soltanto aggiunto delle armature e non ha cambiato la mappa di gioco, ovviamente. E preferirei giocare quella lì, perché comunque ci permetterebbe di immergerci realmente nel mondo di Tolkien. Ah, ma raga, che minchia sono queste frecce? Oh, male usate o no? Perché non li sparano? Cioè, manco sparano frecce questi qua. Dai, ho dovuto aspettare che arrivasse. L'ordine di utilizzare le frecce no. Mentre presto, ragazzi, saremo all'episodio 100 della serie principale. Ciao Guzza, buon pomeriggio. Quanto tempo.
Quanto tempo che non viene a salutarci live. Ogni tanto, ragazzi, i miracoli accadono. Com'è bello, come stai? E dai tempi di quando si streamava insieme a Butta e Puzza di Naso. No, scherzo, di recente sei venuto pure, però è da un bel po' che non ti fai vivo. Allora, Empire Evocatus. Questi devo farli per forza, ragazzi. Guardate. Sono bestioni, raga. Bestioni puri. E che è sta campagnosa? Sei un miracolato, non è vero? sì, sto utilizzando la mod dell'Impero Romano ed è bella tosta. Bella tosta, mi piace, mi sto divertendo un sacco. Poi con ragazzi qua ci stiamo cimentando all'inizio, lo sai, come in tutte le partite con Barnelord. L'inizio è tosto perché non hai soldi, non ti basta un cazzo e quindi sei costretto a racimolare qua e là qualche soldo. E in più io mi sto facendo qualche torneo. Vediamo se c'è un torneo qui. Peccato, non c'è un torneo. Ma c'è forse Opinium the Tanner e Kaelistic the Mercer. Vediamo se riusciamo a recuperare. Allora, nell'arena, no, nella taverna. No. C'è Prescenia the Wronged. Correggetemi, la sbagliata. Prescenia la sbagliata. Ma ci sono dei barbaracci da sterminare, sì, che ci sono. My name is Nikron, madame. Tell about yourself. Vediamo quanti soldi mi vuole sfilare questa. Minchia! No, mia cara, rimani per strada lì, guarda, nella tua umile taverna. Minchia, 3000 vuole, raga. Alla Cesa, bravo Guzza. Non ci fate caso, ragazzi, ogni tanto si frizza il gioco. La mod è molto molto pesante. E allora, aspettiamo un po' in questa città a Zeonica. Devo ricaricare la stamina, perché al solito noi dobbiamo forgiare le spade e venderle. Questo non dimenticheremo mai, ragazzi. Sarà parte di noi stessi. Andiamo allo Smithy. Ah, è l'errore, no? La sbagliata, l'errore. Ha avuto la migliore delle madri, devo dire. Sicuramente. Sicuramente. Allora, spada with narrow. Sì, che ne voglio. Anche questa Sitz. Anzi, questa mi dà più acciaio. Vediamo se abbiamo recuperato della legna. No, devo comprare della legna, ragazzi. Qui non ho utilizzato Guzza la mod per la stamina, quindi non ho la stamina infinita. È più realistico rispetto a quella con sul gioco vanilla. È una rottura delle palle, perché praticamente puoi fare 5 oggetti massimo, non di più. Quindi mi rimane tutto in groppone. Dov'è la legna? Non c'è il legname. Serve del legname, mio signore. Non ce n'è legname, raga. Però compro del grano. Arriviamo a 100 di grano. E ora iniziamo a essere tanti. Quindi avere 100 di grano in più, 50 di grano in più rispetto a prima, ci fa comodo. Poi a 8. Andiamo, proviamo ad andare a Poros. Passa prima da Onica. Dai, ne prendiamo soltanto due, arriviamo a 35, non di più, raga. Altrimenti poi il mantenimento diventerà troppo tosto da gestire.
Ma signor Necronion, lei ha qualche workshop? Al momento no, ma abbiamo iniziato oggi la partita, quindi il workshop devo arrivare ad avere almeno 16.000. Ma non conviene aspettare il tempo nella città, ti conviene andare in giro nel mondo. Eh no, perché non si carica la stamina. Ho provato, se vado in giro non si carica la stamina, devo riposare per forza. Non so se è una nuova cosa che hanno aggiunto con le ultime patch. Vediamo. Minchia, c'è il torneo, ragazzi. Questo è il quarto torneo che facciamo, ragazzi. Devo farle per forza. I tornei almeno vado a scommettere, recupero qualche soldo e trovo le armi da vendere. Gioco infame, sì, Guzza. Che mi racconti te, ultimamente come stai giocando? Uno contro uno, siamo in quattro. Ah, prima guarda, ammazzatevi tra di voi, io sto stando qua tranquillo. Divertitevi. Dai. Verde contro giallo. Puh! 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 Te sputa in faccia. 2 contro 2 in 4 squadre. Abbiamo i blu alle spalle comunque. Non te lo vorrei dire, amico mio. Sì, tu te prendi e disparte quello lì. Intanto forse le armi... Madò che volo. Forse le armi si buggano un pochettino. Morto. Io gioco a LOL, sono campione del mondo imbattuto. Madonna che belli sti mantelli, si conficcano nella tua pelle. Forza legionario, forza, fammi vedere che sai fare. Anzi, è un Evocatus questo. Sono dei più forti. Anche le animazioni quando cadono a terra, in base ai colpi, sono veramente migliorate rispetto all'ultime patch. Uno contro uno, ragazzi. Con l'esaurito romano. Gli voglio dare un colpo per farlo volare via. Oh sì. Pooh, meschino. Pure con la faccia al suolo. Quarto torneo di fila vinto.